portacolori di Mignano, agli ordini di Felice Galletta e di Gaetano Terracino. Dicevamo, al via ci sono i 3 anni, 19 i concorrenti. Prima fila Chloe TS, Cosmos Roa, Clarissa Lons, Christopher Parr, Cesare Fass, Corral dei Greppi, Cassius Galle e Cleopatra Fegg. Seconda fila per Chapoutri, Crystal Griff, Costume Nazionale, Chimera Caff, Chanel EG, Cowboy dei Greppi, Creso Rab e Katyn Kameni. Terza fila per Century Glory, Clark Gable, Trebbe, Carmen Fè su Carmen Fè, Sabato di Vincenzo. Sbagliato Cesare Fass e ha assunto l'iniziativa Clarissa Lons. 200 iniziali in 14 secchi. Clarissa precede Cosmos Roa, poi Corral dei Greppi che si è ritratto in terza posizione davanti a Chloe TS, a largo l'avanzata del favorito Christopher Parr. 37, il quarto iniziale, Christopher Parr punta in avanti ed ottiene il via libera da Clarissa Lons. Ai lati di Clarissa Lons si fa notare Costume Nazionale piuttosto baldanzoso. Nel frattempo ha sbagliato anche Cassius Gall. 45,2 i 600, Costume Nazionale va ai lati del battistrada. Lungo i paletti, come da partenza, c'è Clarissa Lons che precede Cosmos Roa, poi si fa notare anche Chapoutri. 1-1 scarsi gli 800, la rottura di Costume Nazionale allunga e fa già il vuoto Christopher Parr con 1 km in 1,15. Avanzata dalle retrovie anche di Crystal Griff. Dovrebbe trattarsi proprio di lei. Il leader percorre in 1,29,4 i 3/4 di miglio, 14,3 di ultima frazione, fa anche velocità il figlio di Moses Robe Superba Parr. Entra solitario in retta d'arrivo. Mentre il numero 10, Crystal Griff, con una gran bella retta d'arrivo, anzi una progressione iniziata ai 600 conclusivi, viene a raccogliere un promettente posto d'onore, e per il terzo più lontano Chapoutri precede Chimera Caff, media di 1,14,6 per il vincitore che sfidamente sfata il tabù dopo alcune prove veramente sfortunate. Si impone alla grande con Giorgio D'Alessandro Junior in salchi e Giorgio D'Alessandro normale, senza alcuna sigla, al training, i colori del signor Antonio Vitiello e della signora Carmela Luongo. Secondo, dicevamo, molto bene Crystal Griff, una Irving Rivarco che si è fatta notare negli ultimi 600 metri, ed al terzo Chapoutri, l'ospite romano del Rugantino.